Bella raga, bentornati. Tosse. Bentornati sul canale. E oggi giochiamo una partita particolare perché volevo in realtà all'inizio fare un video su come giocare Garen. Su come giocare Garen. Il problema qual è? Che volevo farlo su un altro account. Sull'account in cui sono tra Silver. Dovrei essere tipo Silver. E vabbè. Però. Praticamente ho loggato in questo account qua. Mi sono sbagliato. Completamente. E ho giocato questa partita. Ho detto, vabbè, dai, tanto questo è un altro account. Anche se c'è Teemo, prendo Garen. E quindi sono Garen nel mio main account contro Teemo. E quindi, insomma, sarà una partita interessante. Poi. Siccome sono contro Teemo, ho preso il teleport e il Doran Shield. Lo scudo di Doran si chiamerà, credo, in italiano. Però io insomma, se giocate non contro Teemo, ma contro un champ con il quale Garen riesce comunque a far bene, di iniziare con Longsword e Refillable Potion. Perché è comunque un buono start. Ok, ora diamo una mano a Nocturne e poi ci fiondiamo in lane. Ecco, sapevo che avrei preso una botta. Andiamo in lane e vediamo come affrontare questa lane. Ovviamente, siccome c'è Teemo, ho buttato una ward completamente a caso, vabbè. Siccome c'è Teemo, dobbiamo stare attenti perché prenderemo delle botte. Boom. Fortunatamente ho Bone Plating, questa qua, che mi aiuta. Second Wind che mi aiuta, il Doran Shield che mi aiuta, tutte cose che mi aiutano un po' a prenderne un po' di meno e a poter farmare leggermente meglio, insomma. Poi, altra cosa importante è se prendete Garen top, io vi consiglio di prendere l'Ignite e non di prendere il teletrasporto. Io l'ho preso perché dicevo sono contro il piccolo diavolo. Che sta comunque. Ia! Quasi. Vedete, è molto difficile farmare così. Le sto prendendo di santa ragione. E raga, scusate, devo concentrarmi, quindi cercherò di parlare un po' meno. Ia! Non l'ho preso. Ho troppa paura di. Bastardo. Lui chissà se ha l'ignite. Sì, lui ha l'ignite, quindi devo stare davvero attento. Però lui non si rende conto che ne sta prendendo tante tante dai minion. Ok. Vedete, questo alla fine non è stato uno scambio terribile. L'unica cosa è che sto farmando molto male. Lui però vedete quanto danno prende ad Emino, non se ne rende conto. Spero che prima o poi questa cosa riuscirà a fornirci una finestra per ucciderlo. Peccato che ha Ignite, se avesse avuto. Che c'è. Quanto fa male. Oh! Vedete il danno che prende? Non se ne rende conto lui. Forse potrei riuscire. Adesso appena mi arriva la passiva, raga. Guardate che scemo questo. Ah, si stava per suicidare. Ok. Ha flashato comunque, non male. Posso farmare un pochetto. Sempre che ci riesca, che non è detto. Preso. Sto prendendo un sacco di danni dai minion pure io. Oh, lui non ha il teletrasporto, quindi sarebbe cosa buona riuscire a pushare la wave. Ovviamente, raga, maxate la Q in generale. In questo matchup forse sarebbe meglio maxare qualcos'altro, tipo la E, perché non è un autoattacco e quindi con. Sapete che Teemo c'ha quella cosa molto fantastica che è il blind, no? Ti acceca ed è stupendo. Ora io cercherò di arrassarlo un po'. Così lui si prende un po' di danno dai minion.
Ok, ora che gli ho fatto un po' di danno posso recollare e prendermi qualcosa. Vedete, lui è molto avanti in Minion. Builderò una cosa particolare contro di lui, perché comunque c'è bisogno di buildare roba apposta. Però per ora farò così. Poi la seconda parte della build sarà, cioè, oddio, l'item che prenderò sarà questo qua, l'ex drinker, così mi aiuta un po' con il danno che fa Teemo. Ora, Teemo non è top, non so per quale motivo. Dovrebbe pressarmi e farmi utilizzare il TP, però non lo sta facendo, quindi vabbè. Purtroppo, raga, vedrete un game in cui gioco davvero davvero da checca, ma purtroppo non c'è niente da fare. Devo farlo perché se no, se sono troppo greedy è finita. Posso anche fare una bella freeze qua. Ricordate, la freeze, no? Servono 4 minion. Ah no, non posso più freezare perché lui è qua. Ok, io la faccio pushare sotto torre, anche se è una cosa davvero terribile farmare con sto stronzo sotto torre. Ok. Che sta facendo quest'altro? Non lo so. Ok, grazie per la kill, però tu sei morto. No, il problema è che io ero sotto torre e stavo farmando, quindi insomma non è il momento migliore per gankare quello. E vabbè, però succede. Ora, siccome Teemo non ha il teletrasporto, io la pusho questa wave il più velocemente possibile. E poi recollo. Ok, è arrivato purtroppo sto bastardino piccoletto. Ah, potrò provare a... No, no, non lo farò. Non lo farò. Vado back. Mi finisco l'ex drinker, se riesco. Mi finisco l'ex drinker, che è qua. E mi teletrasporto in lane. Non so bene Teemo cosa stia facendo, ma vabbè. Non la sta pushando perché probabilmente verrà il jungler. Chissà, chi è il jungler? Non mi ricordo. Shaco, aia. Ok, devo stare attenti. Devo stare molto attento perché se Shaco viene è finita. Cercherò di last hit. Ok, Shaco è laggiù, quindi posso andare. Vediamo un po' se lo prendo. Pam. Con la ulti l'avrei preso, ma sono stato scemo. Sto prendendo 3 milioni di danno dai minion del cazzo. Aiuto, aiuto. Questo viene qua, mi cosa e mi uccide. Aiuto. Ok, ora con la passiva, raga, recupero tutta la vita che ho perso come un coglione con i minion. O almeno ci provo. Ok, ho usato la W per minimizzare i danni. Whoop. Oh, lui quante minchia di pozioni ha che già è full health again. Non so perché ho la sensazione che sia molto lento questo gioco per qualche motivo, non lo so. Boh, sarò pazzo. Ok. Ok, allora lui starà probabilmente arregolato ed è andato a casa. Quella kill di prima me la potevo proprio prendere comunque. Quella sotto la sua torre, no? Se flashavo e usavo la R, vabbè. Ok, lui ovviamente con sti cazzo di funghi, raga, è una roba incredibile. Dà un fastidio. Non si riesce nemmeno a pushare la wave.
Oh, eccolo! Eccolo che mi fa 6 milioni di danno con un dardo. Ok, io posso andare ad aiutare Nocturne, forse. Oh mio Dio! Sono tutti qua. Non mi ero accorto che ci fosse anche Shaco. Mo' vediamo, perché se Shaco era da ste parti, quindi la vedo dura che lui è tornato indietro. Probabilmente mi farà una gank. Vedete, Teemo non pusha, quindi significa che probabilmente Shaco è da ste parti. Che cazzo, ragazzi, funghi. Oh. Volevo semplicemente mettere una ward, ma ha tolto mezza vita, sto stronzo. Fortunatamente stiamo andando decentemente in bot lane, sembra. E questo è importante. Però purtroppo devo farmi pushare. Oh. Chissà se Shaco è da ste parti, non credo però. Intanto io recupero salute con la passiva. E tanto l'ho presa, eh. Ok, ora prenderò 6 milioni di danni dai minion. Molto bene, sono riuscito a prenderli quasi tutti, praticamente. Quindi pusho la wave ancora molto molto velocemente, il più velocemente che posso. Vedete, ragazzi, i funghi stanno dappertutto, è una roba incredibile. Arriva, 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 arriva. Se arriva, perfetto. Ok, posso ricollare. Ora direi che purtroppo il prossimo item deve essere questo. E poi iniziamo ad andare verso. Sì, iniziamo ad andare verso il mio item preferito per Garen, che è la Yomus Ghostblade. Che io vi consiglio perché, specialmente nell'elo basso, è davvero davvero tosta. Ora, qua non siamo in elo basso, quindi forse potrei optare direttamente per la Trinity Force e la Sterax Gage, che è la build raga proprio classica, quella che è diventata classica ormai, è Trinity Force, Sterax Gage e poi full tank. Questa è proprio la build che è diventata la più utilizzata, diciamo. Ora Teemo non è qua, il che mi preoccupa. Anche se non è che sia fiddato, che però sapete. Yeah! Ho preso il cannon. Incredibile. Ok. Vediamo, a livello di minion io addirittura sto sopra. Oh, cazzozza, ragazzi, cazzo, dei funghi. Wow, due. Ok. Allora, non posso divare, però posso fargli un sacco di danno, mi sa. No, non posso ancora divare, è troppo presto. Strafuck. Vediamo cosa. Come succede qua. Ok, niente, stanno vincendo. Perché se no potevo utilizzare il TP. Finora non c'è stato stretto bisogno di utilizzarlo mai. Ok. Wow, sti cazzo de funghi, raga! Ma che è, oh! Ma cos'è, raga? Ma è pieno! Ovunque! Ok, lui ora cercherà di uccidermi ovviamente. Però io ho la passiva che adesso, guardate, boom boom, la salute quanto manderà su. Lui ha usato il flash. L'ho usato anch'io, ma l'ha usato anche lui. Vedete sti cazzo. Io il danno ce l'ho per ucciderlo, l'unico problema è l'ignite. Io ho paura che lui con l'ignite riesca comunque a sfasciarmi la faccia.
Per prendermi un minion, raga, mi distrugge la vita. Ok, lui adesso andrà là e io posso prendermi qualche minion. Non troppi, eh. Per carità, non morite per i minion, che non ne vale la pena. Questo... Sì, preso. Potevo frisare, ma non me la sento. Ok. Devo riuscire ad avere abbastanza danno da one shotarlo. Una volta che ho abbastanza danno da one shotarlo, questa è una freeze comunque. Una volta che avrò abbastanza. Ah, non è più una freeze. Bastardi. Una volta che avrò abbastanza danni da one shotarlo. Comunque io la pusho, raga, questa, perché lui è andato a casa. Ecco. Vedremo quanti. Contiamo i funghi che prenderò. Contiamoli. Ok, mi ha massacrato, ma non è un problema perché io ho il teletrasporto e torno fra 3 secondi con tanto tanto danno, perché adesso mi prendo questo e continuo. Ok, Shaco secondo me è qua dentro. Tipo a bestia. Lo facciamo pushare così non stiamo tranquilli. Scusate, raga, ma questo è il main account e non posso permettermi di far cazzate. Oh, ho preso. Bene. Ok, Shaco non è là. Teemo è sicuramente ritornato a casa. Che succede qua giù? Raga. Cioè, ma distrutto la web. Erano qua sti bastardi. Chissà mo dove è Shaco. Ok. Allora, io non vedo Shaco, raga. E ovviamente perché sarà invisibile il 90% del tempo. E Teemo sta là e sta farmando. Che facciamo? Aspettiamo il momento opportuno, raga, e facciamo un all-in di quelli bastardi. Tipo questo. Ok. Penso che avrei potuto farlo prima. Perché probabilmente ho tanto tanto danno, tanto più danno di quanto non creda. Oh, sto stronzo. Ok. Vedete, con... anche solo con... Oddio, sapete cosa? Che una Q alla torre quasi quasi... Guardate il danno che facciamo con la Q, cioè raga, facciamo un danno pazzesco. Teemo non lo vedo, ma non è importante perché io voglio andare back. No, non voglio andare back. Voglio completare quell'item e poi vado back. Che probabilmente mi basta questa wave. Se prendo il cannone. Preso il cannone. Eccoci. Ricordatevi che prima ho messo 600 funghi là dentro. Ok, si è preso un tower shot. Ok, l'abbiamo preso e Nocturne è stato un pochetto greedy, un pochetto etto, ma vabbè, succede. Però siccome vediamo che Shaco è giù, noi possiamo prenderci la torre, ragazzi. E ce la prendiamo anche veloce, guardate che bomba di danni che facciamo alle torri. E ancora non abbiamo gli item giusti, diciamo. E ora vedrete quali sono gli item giusti. Però
Purtroppo non ho il TP e non sono potuto andare botta ad aiutarli. Allora, adesso ci prendiamo sicuramente la Yomus Ghostblade. E poi ci prendiamo questa, la Shin. Perché la Shin? Allora, raga, la Shin è importantissima per squagliare le torri. Con la Shin e specialmente Shin e Sterax Gage, che è quest'altra, quindi con Trinity Force, ma basta anche la Shin da sola, e Sterax Gage, facciamo un botto di danno alle torri, ma una roba pazzesca. Quindi, questa build è perfetta per split pushare, perché siamo molto molto forti nell'uno contro uno. Ora vedrete Teemo quanto muore. E Teemo morto. Guardate, eh. L'ho usata anche se non c'era bisogno la ulti. Comunque, vedete, nell'uno contro uno proprio non c'è storia. E oltretutto siamo anche molto forti nel prendere le torri velocemente, il che significa che siamo molto molto utili nello split push. Ora vedrete, già solo con la come si chiama? Con la Shin, quanto danno in più faremo. Una cosa che vi consiglio anche sempre di fare è, siccome avete la passiva che è molto figa, oh, guardate, adesso questi sono i danni normali con gli auto-attacchi, che sono già abbastanza alti perché abbiamo lo Yomus Ghostblade, ma Shin e Q, boom! Figuratevi quando arriva anche la come si chiama? La Sterax Gage. Figuratevi che roba che facciamo. Abbiamo squagliato una torre. Non so se notate, ma sto carriando abbastanza il game. C'è Shaco che ovviamente cerca di farmi la cheese. Ma gliela faccio io la cheese. Ok, ora aspettiamo qua, perché secondo me Teemo me lo prendo un'altra volta. Se aspetto abbastanza. Ma no. Va bene, pushiamo allora. Quando non vedete, pushate. Ovviamente ora è un po' rischioso perché ci abbiamo uno Shaco. Insomma, vedete, Teemo mi insegue. Se Teemo mi insegue, probabilmente c'è lo Shaco qua. Vedete che stanno venendo tutti verso di me. Ho visto Shaco, l'ho intravisto qua. Stanno venendo tutti a cercarmi. Perché ovviamente io sono il più fiddato di tutti e dicono se noi non lo prendiamo, sto stronzo ci fa fuori. E hanno ragione. E li farò fuori, vedrete con quanto ci divertiremo con questi bastardi piccoletti. Oh, questi vengono tutti qua. Sona intanto. Sona intanto un cazzo. Sto morendo. Ok. Abbiamo preso il drago, sì. Ok, perfetto. Perfetto, adesso guardate la passiva che fa un bel lavoretto. Attenzione che questo butta l'ar. Ok, adesso raga. Time to shine. Oh, per poco. Per pochissimo. Mo' aspetto che la passiva arrivi e faccia il suo lavoro. Eccola la passiva, va. Allora, la mia ulti è fra 50 secondi. Io nel frattempo potrei prendermi un item perché ho 2100, che è troppo. E mi prendo. Me la prendo? No, raga, non me la prendo, non la posso prendere. È troppo greedy. Mi prendo invece una cosa che faccio io, raga, che è un po' particolare, è io prima mi prendo la Shin e poi la Sterax Gage diretta, prima della Trinity Force, perché la Sterax Gage ti dà l'interazione con la Shin che ti consente di fare un sacco di danno alle torri e anche ai nemici, ovviamente, che è un'interazione fondamentale, una bomba. E la possibilità di sopravvivere a un sacco di roba perché sapete, no? La passiva della Stealth Gage è una bomba, nel senso che vi dà uno shield gigantesco e vi consente di sopravvivere a un sacco di roba. Ora,
Io credo che se vado qua li affettiamo tutti. No! Ho cliccato su Minion, raga. Ho cliccato su un cazzo di Minion. Ora vedete che la Yomu's Ghostblade è molto 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 utile quando si deve scappare. E nel frattempo Morgana si è presa una kill. Io l'ho tenuti tutti qua. Perché ovviamente stanno cercando tutti di uccidermi. È diventato il loro obiettivo. Non è vincere la partita, è uccidere il Garen che è fiddato. Ora, io recollo perché mi posso prendere. No, non me la posso prendere ancora, che dico? Via. Mi faccio un'altra wave così mi posso prendere la Trinity Force. La Strax Gage. Non so, un'altra wave non basta. Mi faccio un'altra wave e qualche camp della giungla, tipo questo. Dovrebbe bastarmi. Dovrò aspettare un po', ma sono 25 gold, quindi li aspetto con piacere. Ok, aspettiamo 25 gold, prendiamo quella e poi ci usiamo il teletrasporto e cerchiamo di uccidere qualcuno. Chi è il più fiddato? Ok, i più fiddati sono Veigar e quell'altro bastardo di Shaco. Quindi se noi uccidiamo Veigar, Shaco e proprio random Sona, perché Sona apparentemente è fiddata un pochetto. Siamo a posto. Noi abbiamo un jungler buono e fiddato. Un ADC e un mid laner che comunque stanno messi bene. Allora, io invece di inseguire Shaco, che è una roba, raga. Cioè, come fate a prenderlo? Ah, così lo prendete. Ok, preso. Non vi preoccupate che io so abbastanza tanky. Grazie alla Stairs Gauge e a quell'altra a fare. Che è questa qua, Next Drinker. Oh. Un Teemo che insegue. Raga, Teemo è morto. Teemo è qua, da qualche parte, ed è morto. Anche se non lo sa. Ok, adesso andiamo mid e cerchiamo di aiutarli. Io ho ancora la ulti, il che significa che posso one shottare Sona se la becco. Niente. Vabbè, non era il momento giusto per andare dentro. Aspettiamo che la passiva faccia un po' di lavoro e poi purtroppo noi non abbiamo un fortissimo engage, quindi sono io l'engage del gruppo perché sono la frontline del gruppo, perciò dovrei buildare un pochetto più difensivo. Cosa che farò. Però la forza di questa build, raga, come vi dicevo, è lo split push. Quindi io split pusherò. Ho appena chiesto loro di. Appena detto loro che io split pusherò e quindi loro non devono combatterli, andare in all-in, ma devono semplicemente tenerli occupati mentre io splitto. E ora vedrete. Allora, splittiamo prima cosa molto velocemente. Cioè abbiamo una wave clear tosta, davvero tosta. E sarebbe il top mettere una ward qua nel caso arrivasse Veigar o simili. Ma per ora ci facciamo questa. Eccolo qua. E adesso insieme a lui c'è sicuro 100% anche. Esatto, Shaco. Troppo danno, raga. Cioè, il danno di Shaco e quell'altro era davvero esagerato. Però vedete, due sono su di noi, il che significa che il nostro team è 4 contro 3. Quindi in quelle occasioni dovrebbe combattere, però ecco, è anche un po' difficile da ottenere questa cosa. Quindi abbiamo AD, AP. Io mi buildo questa. No, forse mi serve qualcosa contro l'AD, raga.
Ma da 10 hanno solo Shaco alla fine. Vabbè, vado di Dead Man's Play. Perché non so se finire. Ah no, no, facciamo così. Facciamo così. Invece di prendermi la Trinity, mi prendo questo. Anche se mi dà il mana che non ci faccio un cazzo. Vabbè, però mi dà un sacco di cooldown reduction. È buono, è buono. Sono costretto a prenderlo perché, come vi dicevo, sono la frontline e quindi devo avere resistenze e simili. Ora utilizzo il TP perché sennò non lo utilizzo mai. Perché sono abituato a giocare con l'Ignite e quindi non. È come se, come se avessi una summon spell in meno, capito? E ora cerco di splittare qua. Se splittiamo e applichiamo abbastanza pressure, vedrete che vinciamo. Ah, a parte che siamo abbastanza in vantaggio già. Poi io metto una ward qua. Tanto per essere. E ora vedete, guardate il danno alla torre. Boom! Ora, ok, lui non so che cazzo stia facendo. Ok. Scappiamo da qua prima che sia troppo tardi. Oh, Shaco è qui. Ok, allora andiamo qua e splittiamo e prendiamo. Quindi abbiamo preso una torre e abbiamo scambiato una kill per una kill. Che non è male e non è bene. Oh. E ora pushiamo proprio a bomba. Qua ci sono Shaco e quell'altro. Io ancora non ho utilizzato la. Oddio. Ancora non ho utilizzato la R. C'è Shaco da qualche parte, quindi bisogna stare attenti. Comunque, siccome l'armatura ormai me la so presa. Errore. Oh no. Hanno paura per qualche motivo, quindi bene. Quindi dicevo, come, siccome io l'armatura me la so presa, adesso potrei prendermi il prossimo item, potrebbe essere. Il prossimo item potrebbe essere la Spirit Visage, che mi aiuta contro l'AP e non solo, mi potenzia anche la passiva, perché potenziano le cure che ricevi. E siccome la passiva è un heal, fondamentalmente, una cura. Mi sarebbe molto utile. Ora, loro stanno venendo qua. Almeno qualcuno di loro. Io aspetto in questo bush. Bisogna essere pazienti, raga, per splittare. Vedete, loro ora. C'è Teemo. Teemo pusherà un po'. No, non combattete, raga, non combattete, vi prego. Teemo pusherà un po', ma poi se ne andrà. Quando se ne va, io continuo a pushare. O, meglio ancora, aspetto che arrivi da queste parti e lo killo. Chissà se verrà. No, non verrà. Allora, splittiamo. Allora, mo. Porca puttana, il fungo, raga, il fungo. Allora, passiamo intorno a quel fungo. Oh, niente, raga, è impossibile. C'ho troppi slow, troppo che. È un champ del cazzo. Via. Lo sto tenendo impegnato, ma lui sta tenendo impegnato me. E siccome io sono il più forte, è un vantaggio per loro. Perciò io ora mi butto dietro e vedo se killo qualcuno. Forse un po' troppo, forse un po' troppo. Perché loro ovviamente non stanno seguendo. Chissà se lo becco. No. Ok. Allora, io ho 2006. Mi pare che. Mi pare che la cosa costi 2008. Ok. Shaco è morto.
Vediamo quanto costa. 2008, no, quindi arrivo al 2008 e poi... Oh! Guardavo il menu, raga, quindi stavo rischiando di morire. Arrivo al 2008, me la prendo e poi ritorno. Non so che sta facendo Nocturne. Voilà, presa. Ora ho ancora più salute, ancora più resistenze. Com'è la mia build? Allora, io venderò l'ex drinker e prenderò qualcos'altro. Wow, sto game è andato late. Prenderò qualche altro item, tipo o la Spirit Visage, no, la Warmogs. Sì, non credo che stiano facendo il Baron. Noi possiamo farlo, se vogliamo. Allora, avendo preso la Spirit Visage, raga, ora vedrete la passiva che mi cura molto di più. Rischioso, 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 rischioso. Ok, allora la passiva, vedete? Mi cura davvero a bestia. Quindi io ora vado là. No, non vado. Nocturne non so che cazzo stia facendo, raga. Ma che fa? Ok, l'ho ucciso, il che va bene. Ora, raga, io vado qua e mi prendo la wave. Mi prendo la wave perché è gigante e perché almeno splitto e tolgo un po' di pressure dalle nostre lane. Guardate Nocturne. Che cazzo fa? Ovviamente loro adesso o vanno a farsi il Baron o vengono da me. Molto rischioso face checkare questo bush. Eccoli. Io ho la R, ho la Q, ho tutto. Mo mi butto. Uccido qualcuno che ce la faccio. Voilà. Ora ci facciamo il Baron e finiamo il game. E così, raga, è come si gioca Garen. Ora, io suppongo che questa sia verso la fine del gioco della partita. Non è detto, però. Adesso vi dico una cosa. Allora, io sto pensando di fare delle serie, no? Climb to Plat continuerà ad esistere, ma non so se continuarla. Ok, direi che ci prendiamo questo, sì. Non so se continuarla come la sto facendo ora, cioè con una puntata in cui si analizza un gameplay completo, scusate, o se invece iniziare a fare degli highlight. Possiamo fare sia highlight che la puntata normale come la sto facendo ora, che solo gli highlight o solo la puntata normale. E ditemi cosa preferireste vedere, se gli highlights o queste puntate tipo questa qua. A seconda di cosa preferite, analizzo un po' i commenti dei video a venire anche, non solo di questo video, Esprimete le vostre preferenze in qualunque video vediate. A seconda delle vostre preferenze vedrò, insomma, la cosa più preferita sarà quella che farò effettivamente. E beh. Wow. Nocturne non gruppa mai, il che
Lo capisco, è Nocturne, che cazzo gruppa. Però, ora vediamo la passiva. Bam bam bam. Raga, la passiva con la Spirit Visage è una bomba. Ora io vado ad aiutare lo stronzo. Perché, oh, l'ha ucciso, bomba. C'è Shaco però, ovviamente. Cazzo, raga. Intanto io la uccido questa. Uccido anche questo. E se lo becco. Ah, non lo becco e probabilmente muoio, ma. Ho la Guardian Angel, stavo per dire. Ok. Boom! Ok, raga. Niente, quindi fatemi sapere quale Climb to Blood preferite e anche un'altra cosa, oltre a Climb to Blood volevo fare un'altra serie. Probabilmente nei commenti vi scrivo che serie volevo fare, comunque era o una serie in cui vi spiego i 100 più facili con cui climbare per low elo, per il lilo basso, oppure, attenzione che muoio, vabbè, oppure un'altra serie, una serie differente, quindi o i champion più facili con cui climbare da elo basso, oppure una serie magari che ne so, in cui faccio delle troll build o cose simili. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.